Amanda Lear, pensione. Ecco la somma che percepisce. Amanda Lear è stata una delle donne di maggior successo del mondo. Per lungo tempo è stata descritta come la donna ideale per moltissimi uomini, ed è stata la musa che ha ispirato Salvador Dalí. È stata più volte catalogata come una delle donne più ricche del mondo e, nel corso della sua carriera, sia di cantante, sia di attrice sia di personaggio televisivo, ha accumulato un patrimonio di tutto rispetto. Nel corso del tempo, infatti, Amanda Lear ha avuto modo di mettere da parte milioni di dollari, anche se non si conosce la cifra esatta del suo patrimonio, considerando anche le varie proprietà di cui è in possesso. Ora, però, la Lear è in pensione ed in tanti si sono chiesti se anche questa cifra che percepisce ogni mese sia all'altezza dei guadagni da capogiro che ha ottenuto nel corso del tempo. Secondo diverse indiscrezioni, la pensione che Amanda Lear riceve ogni mese si aggira tra i 1000 e i 1200 euro. Una cifra bassa se comparata a ciò che la donna ha avuto modo di guadagnare nel corso degli anni. Ad ogni modo, lei non ha mai fatto sapere nulla per quanto riguarda la sua pensione, e non ha mai diffuso la cifra esatta che percepisce. Avendo avuto modo di mettere da parte delle cifre molto elevate di denaro, probabilmente per lei non è un problema ricevere una pensione più bassa del previsto. Il patrimonio che Amanda Lear ha potuto mettere da parte è legato alla straordinaria carriera che è riuscita ad avere nel corso degli anni. Nata nel 1939 a Saigon, Lear si è naturalizzata britannica nel corso del tempo, ma le sue origini sono francesi. Negli anni 60, dopo aver vissuto ad Hong Kong, decide di trasferirsi prima a Londra e poi a Parigi, dando il via alla sua carriera. Come prima cosa Amanda inizia a sfilare come modella per alcuni brand molto noti. La sua bellezza la rende amata da tutti, compreso Salvador Dalí, di cui diventa la musa ispiratrice finché nel 1965 i due ufficializzano la loro relazione. Nel 1978 Amanda ha poi avuto modo di realizzare il sogno di diventare giornalista, scrivendo per diverse riviste. Nel frattempo realizza anche diversi album, iniziando la carriera di cantante. Dagli anni 90 in poi, la sua partecipazione ad eventi pubblici o televisivi si riduce nettamente. Anche nel 2005 Amanda Lear è stata una delle giudici di Ballando con le Stelle. Voi che cosa ne pensate? Immaginavate che fosse questa la cifra della sua pensione e che idea avete in merito? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.